venerdì, ragazzi, l'ultimo giorno di scuola, ho zucchero. Questa settimana è volata, piove, pioveva pure ieri. No, che pizza, posso dire la verità, ci voleva, cioè ci voleva proprio che piovesse, ragazzi. 6.40 come al solito, e ho visto che 6.40 è l'orario, è giusto per alzarsi. Perché tra un cavolo e un altro, vedi, prepara la colazione. Arriviamo sempre alle 8.05, quindi quei 10 minuti prima d'anticipo che per me so. Gli altri hanno il quarto d'ora accademico di ritardo, io ce l'ho d'anticipo. Ups. Però devo dire che è volata, però sento che Stefano stamattina accusa un po'. Perché di solito appena lui si sveglia, adesso si sveglia da solo. E direi che 3 bastano, se no ci mette 2 ore e mezza per fare colazione. Oggi non è pure ieri veramente. E di solito appena gli suona la sveglia, si alza e scende. Però tanto comunque vedete, devo aspettare che io gli preparo la colazione. Allora stamattina però ho visto che non si è alzato. L'ha spenta subito, però non si è alzato. Chissà se lì lo ha fatto un tempo a portare fuori il cane, perché vedo che non c'è il pannolino. Perché in realtà non piove da molto. Io spero che abbia fatto un tempo, perché ieri, tempo che sono tornata da miliardi di giri, che dopo vi racconterò, se non lo ricordo, cioè sono arrivata che erano le 10:30. Vero che comunque se pioveva non sarebbe uscita lo stesso, perché sapete che lei non esce, non sarà manco asciugato, ma l'ho fatta uscire perché porella, ormai abituata, esce alle 5:30, 6. Poi magari riesce con me alle 8:30, 9 quando ritorno, invece ieri era proprio tardi. Ieri sera l'ha portata fuori Lillo alle 8, perché io non ce l'ho fatta. Poi vi racconto pure questa, cioè, vabbè, ci prepariamo, va. Allora, mi sono messa una maglietta al volo, è ridicolo, lo so, perché potevo stare reggiseno. Anche perché ultimamente non mi frega niente manco di stare reggiseno, perché è tale e quale un costume. Ah, mi sono dimenticata una cosa. Allora, io mi sarei dovuta lavare i capelli. E ovviamente no, ieri ha piovuto, ho preso l'acqua, poi non ho potuto, e vi spiego dopo, perché in realtà mi sono sentita, vabbè, ve lo spiego pure adesso, mi sono sentita male col ciclo, ma è stato un ciclo, cioè svenivo, ecco, un po' le parole, per il troppo. E vabbè, quindi ieri poi alla fine non ce l'ho fatta, meno male, perché stamattina ripiove, non so voi, ma io pure con ombrello quando esco e torno da scuola mi faccio un bordello. Mi volevo fare lo shampoo quello al cetriolo, spray che ho io della Fructis, che è 1,5 secondi, ma me ne è rimasto poco. E quindi ho ritirato fuori il bambù detox o detox di pomelo, un po' più impegnativo nel metterlo perché è una polvere, però devo dire che non lascia la patina dopo che l'avete messo, poi io ne metto poco. Così mentre mi trucco questo agisce un po', no? Perché la mia intenzione era domani mattina, cioè oggi, appena mi sveglio mi lavo i capelli, mi metto sotto al lavandino, che mi frega, non mi faccio la piega, non mi faccio niente, sono pronta, invece piove. Io cerco sempre di non metterne troppo perché non secca, però mentre questo un pochettino agisce, dopo do una botta con l'asciugamano, levi i residui e gli do una botta di fono. Ok, madonna, mi paro un panno stamattina bianca la capella e mi trucco e sono subito da voi. Allora, BB cream messa, cipria messa, un po' di terra. Se truccassero tutte veloci le donne come mi trucco io, ma poi ci sarà qualcuna, io non mi trucco proprio male, dico sempre, io anche se non mi trucco il velo di cipria ce l'ho sempre, o comunque uno sputo de fard. Sapete che quando mi vedo proprio terribilmente oscena, pure prima di andare a dormire mi metto, c'avevo il lucidalabbra, quello color ciliegia, che se lo metti dà un leggero colorito alle labbra. Beh, io praticamente mi mettevo un po' di quel burro cacao che dava un po' di rosso sulle labbra e lo mettevo pure qui, quindi mi vedevo un po' più carina. Vuoi dire, vabbè Silvia, ma devi andare a dormire, lo so, però l'autostima è importante.
un po' di ombrettino, ma è una finta, eh? Cioè c'è ma non si vede. Arrivo, eh? Dicevo, a questo punto, visto che le cipri, i fard mi si sono tutti asciugati, mi metto il profumo in modo che tempo che mi pettino mi si asciuga per poi mettere i gioielli, le catenine e tutto quanto. Sto mettendo Purpoison. Io andavo matta per Hypnotic, ma Purpoison è proprio fresco, sa di glicine. Se adorate il profumo del glicine, occhio però alle vespe e le api, perché quando voi mettete lo sciame. Va bene, vado a pettinare un attimo mio figlio. Ok, per non essere lavati direi che sono perfetti. Gli ho dato una botta con l'asciugamano, un po' di fono e un pochino ho risistemato le punte, cioè qua spazzola ovviamente, e basta, tutto qua, anche perché mi sono fatta una sudata, però almeno esco in ordine, non mi posso lamentare. Adesso mi metto questa maglia, che è di Lilloskovic, e amen, come si dice? Magnum e calzino fuori dal pantalone, vabbè magari dopo ve lo faccio vedere. Allora, outfit, se avessi avuto le Dr. Martens o le simili Dr. Martens sarei stata molto più contenta, ma non si può avere tutto dalla vita, ricordatevelo sempre. E maglietta di Lillo, che se fosse stata un po' più morbida, un po' più lunghetta, che mi copriva un po' il sedere, io sarei stata un po' più soddisfatta. Come fa a sentirsi a suo agio dentro sta maglietta che io mi sento strippare? No comment. Accessori stamattina, cioè raga, io sto specchio pulisco 1000 volte al giorno, cioè perdonate, mi sembra che non lo pulisco, ma in realtà giuro, mi si fa tutto un alone, perché vabbè, poi Stefano ci mette le mani e che cazzo sta di e ciaone. E orecchini stamattina, ma si vedono? No, ma cacchio fanno l'altro youtuber, forse di qua. Ok, questi qui margentati, dorati, che sono un po' più carini secondo me col verde, però ovviamente questi qui rimangono sempre silver perché non li tolgo mai e quindi rimangono qua. Questo è quanto, il mio look è questo e adesso vamo a scuola. Tornata adesso, 11:30, abbiamo un attimo, madonna questi di fronte stanno a fare i lavori, io mi sono legata i capelli adesso perché ho sudato come una pazza e non vedo l'ora di andarmeli a lavare, ma ho spalancato tutto. Sono andata all'Eurospin con la mia amica Eva, quella del bar, a prendere proprio, lei doveva prendere delle cose del bar per casa sua, dice mi accompagni, ho detto guarda sì, tanto stamattina sto abbastanza tranquilla, e ho approfittato di prendere proprio due cose in croce per non mandare Lillo a fare la spesa. Le metto nel frigorifero e, oddio, cioè io capisco l'ecologia, ma secondo voi è una cosa normale? Cioè, che arrivi a casa e la spesa ti sei sfragnata perché ti è crollata la busta, vabbè. Praticamente ho preso un coso di petto di pollo, una confezione sola, gli hamburger, un litro di latte, che lo metto qua, ok, un coso dei pomodorini, un cestino dei pomodorini e 4 banane, 16 euro, cioè il petto di pollo 11,90 euro, cosa che io molto spesso trovo la Fiorentina in offerta a 12 euro, cioè la Fiorentina, petto di pollo 12 euro, ok? Vabbè, volevo comprare il tacchino, praticamente costava un po' di più del pollo, quindi vabbè, niente, 16 euro per mangiarci mezza giornata. Se poco poco ero una madre con un po' più dei ragazzini, oggi mangiava uno e l'altro no, vabbè, no comment. Mi lavo le mani anche se vorrei riuscire a riportare Pitti. Ecco, stamattina piangeva 2 ore e mezza perché gli si era attaccata un'unghia all'orecchio e non riusciva più a staccarla. Una bella lavata. Poi mi prendo il mio miglio che non l'ho ancora preso. Il ferro no perché ho preso adesso il caffè con l'amica mia. Ma mi sento le mani lerce, cioè da stamattina alle 7:40 che sto in giro, raga. Però da una parte la routine scolastica un po' è riattivante, diciamo, perché quando Stefano non va a scuola è tutto molto tranquillo, quindi facciamo scorrere l'acqua perché se bevermela calda non ho nessuna intenzione.
Beh, ancora con callata sta qua. Questo rubinetto al sole. Amami. Avevo sete. Ancora prima di andare in bagno porto lei a fare una passeggiata. Non ho ancora finito di farmi i capelli, non ho intenzione di farmeli con la piega e tutto, però vi volevo far vedere la differenza. Considerate che non ho fatto piega, cioè l'ho fonati con la spazzola, sì, ma non piegati, cioè faccio giusto così per togliere i nodini, quindi questo. E guardate, da quando prendo il Migliocress, la differenza, ma io spero che si riesca a vedere, metto un po' alla luce, perché i capelli sono super luminosi e morbidissimi e comunque più corposi. Considerate che sto facendo le foto, non so se si vede, dei capelli che perdo da prima del trattamento e sto lavando i capelli invece di ogni 2 giorni/3, cerco di lavarli una volta a settimana, però io non ci arrivo mai, massimo arrivo a 5 giorni con molta fatica, vi dico la verità, perché sapete che io i capelli mi devo lavare, cioè ogni 2-3 giorni li devo lavare, però devo dire che ho cambiato un po' il sistema di lavaggio, quindi dopo 3 giorni ancora tengono, quindi rimangono belli puliti, appunto. Però la differenza io penso che sia palese da come li avevo prima, considerate saranno 3 settimane perché ho fatto 3 foto, cioè guardate, anzi 2 settimane perché la prima foto è di prima del trattamento e poi ho altre 2 foto scattate appunto dopo l'assunzione. Io direi, raga, che cioè guardate, però sono proprio diversi, cioè anche non pettinati, mi sento proprio la testa più piena. Sicuramente è ancora presto, ma ci avevo grandi aspettative e mi sa che voglio parlare. Mi sa che devo comprare un'altra confezione quanto prima. Adesso mi faccio l'altra parte e poi faccio mangiare pure Pippina, che sicuramente c'ha fame. Ho spiluccato qualcosa al volo, 1:30, e praticamente mi è rimasto pochissimo tempo per cercare di editare. No, di editare. Io spero di averlo già caricato sul canale, il video che dovrebbe andare oggi online alle 3:15. Perché l'ho finito ieri, ma sono stata tante ore davanti al computer. E come vi ho detto, com'è che si accende? Che prima era acceso? Che palle. Cioè, prima quando si spingeva lo schermo, basta che spingevo un tasto, si riaccendeva. Invece adesso devo tipo toccare dietro. È successo qualcosa. E come vi ho detto ieri, mi sono sentita male per via del ciclo. E quindi ho avuto giramenti di testa, nausea, svenimento, spossamento, tutto quello che mi può dare di brutto il ciclo. Che cavolo ha fatto adesso questo computer? Non capisco che cosa possa essergli accaduto. E non mi ricordo se l'ho caricato, perché se non l'ho caricato, se è da salvare, fatemi vedere, faccio prima a vederlo sul telefono. Un attimo, cioè io mi sono resa conto adesso all'1:30, mentre andavo a darmi una lavata sotto le braccia, perché sapete io me lavo 1000 volte al giorno, ho sbagliato social, ho risbagliato social, molto bene, o no, forse no, comunque mi ero accorta che io praticamente da stamattina alle 7:40, anzi, non avevo ancora fatto un goccio di pipì. Che c'ho qui? L'orecchia che spunta, madonna, sto orecchie, mamma mia. Ho sempre detto, ma sarei rifatta sta orecchia. Poi io non contenta ci metto pure orecchino, capito? Così visualizziamo ancora meglio i nostri difetti. Fatemi vedere se ho caricato sto video oppure no, perché se non l'ho caricato, so cavoli amari. Dimmi che l'ho caricato. Ebbene no, molto bene, cogliona che sono. Ma non l'ha nemmeno salvato. Oh, no, molto bene. Oggi il video andrà tardi, non l'ho neanche finito, mi manca un pezzo, ciao, se vediamo dopo. Vi stavo giusto informando su Instagram che il vlog sta andando online più tardi, in realtà diciamo che sarei ancora nei tempi, oddio mica tanto, 3:30, perché sono tornata tardi da scuola, vado a prendere Stefano alle 2, ma esce alle 2:15,
Poi è stato fino alle 3 a giocare con i suoi compagni e onestamente il video era in salvataggio e ho fatto, cioè quando sono tornata era tardi, l'ho messo a caricare ma mi dà più di un'ora di caricamento. Poi vi ho detto che il computer è un po' lento, arriva, perché arriva, ve lo giuro, però non alle 3 e un quarto, non è anche alle 3 e mezza, e secondo me non ce la fa nemmeno alle 4 purtroppo. Perché il computer è veramente lento, però arriva, cioè già che riesca a essere puntuale a mandarvelo, abbiate pazienza, ma non è una cosa che è dipesa da me il fatto dell'orario. Amore, messa a rovescio. Scemo, perché fai le cose apposta sul bidocchio? Sì, lo so, volevo fare una skin bella, però è fatta qua. Aspetta, non capisco. Lo vedi? Così? Lo so, scusi, scusi, messire. Ma l'hai fatto? Non so chi sei. Allora, Aspetta, mi non cambio. capisco chi sei, Aspetta, mi uno. cambio. Allora, mi cambio skin. Aspetta, mi sto per cambiare skin. Ok, eccoti, vai, entra online. Entra da me. Beh, aspetta, non mi fai entrare. Dove stai? In che mappa stai? Speedrun 4. Aspetta, eccoti. Ma è quello che ci abbiamo Speedrun 4, ok, giocato prima, no? sei entrato. Appunto. Vabbè, io parto. Aspetta, No, guarda, io parto. ma come cavolo corri, scusa? Vabbè, Io sono bravo, mi io non sono cado, Valeria, io non cado nel parkour neanche a pagarti oro. Io sono talmente bravo ormai. Io non ho appena Meno male che cambiato c'avevi i account, Robux. Se Caterina. qua parco. Buonanotte. Ah, te devi andare? Ma sono stato gufato, mamma, sono stato. Così da. T'hanno lasciato così. Mamma! Ma no! No, io mi dissocio da quello che mi ha mandato. No, io mi ha mandato una cosa che tipo. Non c'è perché mi mandi ste cose? Perché? Scusa? Furbetta la Furbetta, ragazza, eh? eh? Furbetta, eh? Furbetta sarà. Notte mi ha mandato. Sì, però un saluto, cioè mi abbandoni così, cioè tipo un friendzone. Cioè, T'hanno frenzonato, ste? Le due t'hanno capito? accannato tutte e No, due. sì. Mi hanno accannato.